Questo è il secondo episodio di incendio in pochi mesi, in una zona dove non si erano mai verificati fatti di questo tipo. Io l'ho detto subito che ho avuto sempre dei dubbi, spero che questa volta si accertino veramente le cause. Me lo spiego col fatto che, insomma, quando ci sono momenti di tensione forte, di passaggi delicati come questi, ovviamente c'è chi ritiene che sia il caso di intorbidire ancora ulteriormente le acque e quindi creare ulteriore tensione. Quindi spero, insomma, che questa volta si accertino le cause, se si perseguono i responsabili, se vi sono, se il caso è doloso, e poi, insomma, andiamo avanti. In questo momento la differenziata si fermerà così come è successo qualche mese fa? No, diciamo, l'incendio non è stato delle proporzioni dell'altra volta, non ha intaccato, diciamo, le balle per esempio di plastica, mi dicono solo carta e cartone, e quindi non dovremmo avere quei problemi che abbiamo avuto l'altra volta. Però certo sono sempre degli stop in una fase in cui non abbiamo bisogno ovviamente di queste fasi di sospensione del servizio, e quindi io spero che riprendiamo subito ovviamente a far funzionare la piattaforma, però diciamo questa cosa ci preoccupa perché il clima non è quello dei migliori per poter andare avanti. Per quanto riguarda la Messina Servizi, come si sta procedendo? No, noi contiamo ora in questi giorni già di pubblicare il bando per il direttore generale, che è già pronto. Stiamo convocando i sindacati per chiarire, insomma, qual è il percorso e in sinergia con loro concordare anche, insomma, le modalità di passaggio dei lavoratori sulla base della normativa vigente. A metà luglio spero che possa arrivare il nuovo direttore generale e quindi entra nella fase operativa. In questi giorni poi il sindaco firmerà l'ordinanza di proroga del servizio a Messina Ambiente, e da quando firmeremo il contratto di servizio avremo 3 mesi di tempo al massimo per poter rendere operativa la nuova società. Per quanto riguarda il passaggio delle consegne, si seguirà un po' il modello già seguito a Taormina con la Mosema? Diciamo, quello che sta accadendo a Taormina è un po' il modello che cercheremo di seguire, quindi vediamo anche quali sono le problematiche che si pongono e come vengono risolti i problemi. Certo, qui il cantiere è un po' più grande, sono 500 persone, lì sono 37 lavoratori e qui si, diciamo, ci sono anche altre problematiche legate ai mezzi, insomma, alle attivi, insomma, alle strutture di questa, della società a Messina, che sono ovviamente più consistenti di Taormina. Però diciamo, sono fiducioso perché abbiamo superato il grosso scoglio dell'affidamento del servizio, diciamo, anche questo sarà risolto a breve, quindi nei 3 mesi, io credo, insomma, ai primi di ottobre al massimo, insomma, la nuova società sarà operativa. Nel frattempo Messina Ambiente col concordato? Ecco, questi sono giorni terribili, diciamo, di lavoro. Proprio entro il 29 sarà consegnato il piano concordatario, anche quella è un'altra tappa importante di questo farraginoso percorso per uscire dalla situazione di emergenza. Anche lì confidiamo, appunto, di poter salvare dal fallimento Messina Ambiente con, diciamo, un forte impegno del Comune di Messina.